Ci troviamo all'Ecomuseo della Paglia nella tradizione contadina. L'Ecomuseo è sito in un'amena posizione collinare nel paese di Crosara, frazione del comune di Marostica. L'Ecomuseo della Paglia vuole offrire al visitatore la possibilità di conoscere e vedere attraverso oggetti, attrezzi e immagini quella che un tempo è stata un'importante attività per queste zone pedemontane. L'attività dell'intreccio della paglia, il far dressa in termini dialettali, una vera e propria arte. La materia prima impiegata era la paglia di frumento, della quale si utilizzavano gli steli, i fastughi, che una volta intrecciati tra loro da sapienti e abili mani, venivano creati degli oggetti semplici per un uso quotidiano, oppure anche degli eleganti e raffinati copricapi che venivano commercializzati in varie parti del mondo. Tutti quanti concorrevano a questa lavorazione, dagli anziani ai bambini, e attraverso quest'arte venivano tramandati anche valori, conoscenze, che sicuramente hanno influenzato la cultura odierna. I guadagni che venivano ricavati da questa attività servivano ad incrementare gli esigui ricavi che una stenta e magra terra dava a questi contadini. Qualcuno l'ha chiamata l'industria della miseria, qualcun altro l'oro delle nostre colline.